creerei un fondo a partecipazione pubblica e privata, 100 milioni a partecipazione pubblica e 100 milioni a partecipazione privata. Credo che sia una cosa più importante di fare la banda larga, anche se la banda larga è sicuramente un tema cruciale, e questo fondo si dovrebbe occupare di creare 10 fondi più piccoli dedicati ai 5 settori fondamentali per il nostro futuro: internet, le biotecnologie, le nanotecnologie, la robotica e le energie rinnovabili. E per internet sono molto chiari. Negli Stati Uniti funziona così, ci sono dei fondi seed molto piccoli come Y Combinator che in 5 anni hanno investito una cosa come 5 milioni di dollari, veramente nulla. E dopo 5 anni si ritrovano ad aver finanziato 200 startup che valgono più di 15 miliardi di dollari. Il segreto è quello di dare dei soldi a dei giovani che sono intenzionati veramente a risolvere un problema concreto, vedere se appena fatto il prototipo questo funziona e immediatamente dopo fare un round successivo, e per questo servirebbero i 10 fondi di cui parlavo prima. La seconda cosa che farei, chiamerei a raccolta le prime 50 aziende che abbiamo in Italia e gli chiederei di dedicare un budget specifico alle start-up, perché non si può pretendere che una start-up abbia un fatturato, per definizione questo è molto difficile, soprattutto all'inizio, e non si può pretendere che si aspetti un anno per essere iscritta a un albo dei fornitori, è una cosa indecente. Cercherei di togliere la politica da quelle che sono le aziende partecipate dallo Stato. Non so come si può fare, forse chiedendo a una società di headhunting di presentare delle persone che siano competenti e che abbiano la giusta rettitudine etica. Però penso che sarebbe fondamentale. Io penso che i due problemi fondamentali siano l'innovazione e la governance. Questa credo che sia la vera sfida per il futuro.